verso una nuova via Petrarca. È stato infatti presentato questa mattina il progetto di riqualificazione degli assi ottocenteschi, adesso tocca appunto a via Petrarca. Questa mattina hanno preso avvio i lavori che dovrebbero durare circa 6 mesi. Novità anche per quanto riguarda la viabilità, il tratto diventerà infatti senso unico. Quindi una strada che ha un'importante valenza dal punto di vista dell'ingresso e dell'uscita in città, che viene realizzata con una piccola modifica rispetto a quello che era, diciamo, il disegno passato, ma che la rende conforme all'utilizzo in ambito urbano anche a smaltire grossi volumi di traffico, contestualmente e in coesistenza con le biciclette e con i pedoni. Materiali di pregio, un asse importante, ripeto, oggi noi dobbiamo subire un po' di disagio per qualche mese perché alcune parti della strada vengono chiuse per poterci lavorare, e lo sentite alle mie spalle, ma tra 6 mesi sarà tutto nuovo e tutto più bello. I costi sono circa 850.000 euro, di cui 500.000 euro finanziati da un bando regionale, altri 350.000 euro sono del Comune di Arezzo. Iniziamo con il lato sinistro uscendo dalla città, per poi andare avanti su tutto il lato sinistro e poi proseguire in seconda battuta sul lato destro. Fra 6 mesi vedremo un'area praticamente pedonale, perché i parcheggi verranno eliminati, ci saranno zone di carico e scarico, ci saranno parcheggi per i disabili, ci saranno parcheggi per i motorini, ma non ci sarà l'alta rotazione, che verrà completamente assorbita dalla Cadorna e speriamo pian piano anche dal Baldaccio, perché la riqualificazione dovrebbe far sì che anche il parcheggio del Baldaccio venga visto di più buon grado dai nostri concittadini. La Regione nel 2014 ha assegnato a 10 comuni della Toscana dei finanziamenti che sono finanziamenti per riqualificare e rendere maggiormente attraente delle parti urbanizzate, quindi dei quartieri delle città. E tra questi c'è anche il comune di Arezzo. La Regione lo ha fatto per sostanziare quelle che sono le previsioni della nuova legge urbanistica, che vuole favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del già edificato, dell'esistente.